Ciao raga, questo è il primo episodio in una lunga serie di video chiamata Strada per il successo. In realtà non è una lunga serie perché spero che duri poco. In questa serie racconterò ogni singolo anno del mio canale, quindi dal 1 marzo al 1 marzo dell'anno dopo, e vi racconterò tutte le curiosità interne perché prima non dicevo niente. Quindi ci stanno dei particolari molto interessanti. Questa serie ovviamente inizierà dal primo anno fino a quando arriverà il successo. Quindi iniziamo. Inizia tutto con il 1 marzo 2015. Io e Pingu ci siamo organizzati e ci siamo trovati a un bar che appartiene a mio padre. E stavamo parlando del più e del meno. Io gli ho detto: sai che ho intenzione di fare dei video su YouTube? E quindi il 1 marzo ho caricato il primo video del canale, che si chiama Presentazione Canale, e fa veramente schifo. Era un video con l'immagine del canale tagliata, un microfono bruttissimo comprato il giorno prima, che non era neanche un microfono perché era quello delle cuffie, ma delle cuffie proprio brutte, e una canzone di sottofondo un po' alta e la mia voce da bambino. Ovviamente tutti questi video sono pubblici perché mi piace lasciare la storia sul canale, e questo consiglio di lasciare la storia sul canale me l'ha dato Pazzovis, perché fosse per me avrei cancellato tutto. Qualche video fa vi ho spiegato dove deriva il mio nome, in parte dal videogioco Minecraft, perché tutti al tempo facevano Minecraft Ida, quindi tutti avevano il mondo survival, tutti ci giocavano, facevano: oh ciao raga, abbiamo il mondo survival. E io, per dare una presentazione al mio mondo, chiamai il primo episodio episodio 0, ed ero io che spiegavo cosa avevo intenzione di fare su Minecraft, credo. Però il mondo che vedete alle mie spalle del mio personaggio in quel video è diverso da quello che poi ho utilizzato, perché ho provato a fare un video ma è uscito malissimo e quindi non mi piaceva e l'ho cancellato, cosa che si ripeterà per un sacco di video. Infatti, se io dovrei ricacciare tutta la roba cancellata dal mio canale, sarebbe veramente troppa. Cioè, mai caricata, non cancellata, Visto che mi sentivo già un po' vlogger, ho iniziato a fare il primo vlog. Questo primo vlog, adesso vi faccio vedere dove è nato. Allora, qua c'è il letto. Prima qua c'era la scrivania con il PC e sbattevo la testa sempre qua. Il telefono stava là sotto, sì, proprio sopra quella mensola. A registrare questo video eravamo io e Joel. Doveva esserci anche Pingu, ma ci ha dato la sola potentissima, infatti non è venuto. Che è una cosa che lo caratterizzerà per i miei video. Cioè, in privato io lo chiamo, ed è difficile che c'è, come a tutte le persone, come anche Joel. Anche Joel ultimamente non c'è mai. Quindi quella volta fu una delle poche volte in cui Joel apparì sul canale. Quindi il canale era fatto e io continuavo a registrare Minecraft con un programma bruttissimo chiamato Fraps, che non è bruttissimo, ma come lo usavo io era veramente brutto. È solo che io usavo dei parametri brutti, quindi non registravo in 1080p, ma il programma sì, e quindi si vedeva tipo bruttissimo. E quindi ok, campione. Anche Pingu iniziò a fare qualcosa. Tutti i video che adesso ha cancellato, perché sono rimasti sul suo canale altri video, ma appartengono ad un altro anno. Oggi sto fisso col termine appartengono, non so neanche se è italiano appartengono. Però comunque i video di Pingu sono come, boh, non lo so, una cosa rarissima che accade ogni tanto. Infatti sono già uno o due anni che non fa più video, quindi. Al tempo, ovviamente, al canale iniziato non vedevo proprio i numeri. Cioè, veramente, se adesso dovrei pensare ai numeri, boh, che vedevo al tempo, ovviamente. Poi man mano li ho rivisti e adesso non li guardo più perché mi piace fare video, non i numeri. Pure perché non faccio numeri. Comunque presentai un'iniziativa fantastica. Cioè, se qualcuno la porta in live, fa veramente un mucchio di roba. Perché era un'iniziativa chiamata hashtag testa. In poche parole, chi sotto i miei video di Minecraft Ita scriveva hashtag testa poteva avere la sua testa del suo personaggio tramite un comando nel mio gioco, quindi appesa a un muro. Detto così è veramente macabro, però là era veramente divertente perché vedevi le teste degli altri. Ma tutte quelle teste ce le ho messe io, perché nessuno scrisse hashtag testa, neanche Pingu. E quindi decisi di mettere la testa delle persone con cui io ho giocato e ho registrato un video, quindi c'era Pingu, altre persone non posso dirvi, altre persone non posso dirvi, un'altra persona non posso dirvi perché non è ancora l'anno giusto. Il secondo vlog è ancora più schifoso del primo, perché io e Alessandro andammo in una fiera agricola e quindi decidemmo più o meno di registrare, cioè solo io l'ho deciso e lui poi ha detto ok. Però quel video è talmente brutto che non lo so, mi vergogno proprio di quel video. Se ci fosse un video da cancellare sarebbe quello, il primo. Questo però per farvi capire una cosa, che comparve prima Alessandro
e Joel di Pingu. Perché parlano sempre di Pingu? Adesso non tutti lo conoscono, perché forse c'è qualcuno che non sa proprio chi è. Io non parlo del cartone animato, ma di Eriberto, che su YouTube, su altre parti, si chiama sempre Pingu, cioè l'abbiamo sempre chiamato Pingu. Ed è stato molto presente sul mio canale, quindi è una figura molto importante, però all'inizio non si trova il modo di farlo apparire di persona. Infatti, la prima volta che comparse di persona fu nel Rischia il Gusto, una challenge molto in voga, talmente tanto in voga che fu il video più visto per non so quanti mesi del mio canale. E se andate adesso contava 88 view, non lo so, però al tempo era oro. Dicevo, oh guarda, se lo stanno guardando un sacco di persone, sì. Un altro video che andò tantissimo e non mi spiego ancora perché, l'episodio 3 di Minecraft Ita, chiamato Creeper. Non so se fosse per il nome, ma la gente penso che lo guarda ancora adesso, perché sale, ok? È bruttissimo anche quello. Al tempo c'erano i Pantellas che facevano una serie di video chiamata Esami, che ogni anno facevano il video sugli esami, molto simpatico. E quindi io decisi di rifarlo insieme a altre persone, e questa fu la prima volta che Pingu e Alessandro si incontrarono sul mio canale, ovviamente, perché in privato penso che si saranno visti un migliaio di volte. Fu un video talmente brutto che io presi il debito d'inglese, è una materia in cui anche adesso vado molto bene, anche se ho finito la scuola, e Pingu fu costretto a operarsi. Karma? Non lo so. Per questo fatto dovetti assentarmi dalle riprese, sì, parlo come un regista, sì, sono idiota, per quasi un mese, cioè io un mese sono stato senza fare video, e lo stesso Pingu. Ma prima, visto che non bastava la schifezza sul canale mio, cercai di fare un video su FIFA 15 registrando la TV da fuori con una telecamera bruttissima prestata da Pingu, ricordiamo, che puntava sulla TV, e noi che parlavamo sotto, ma era bruttissimo. Ha vinto Pingu, faceva schifo. Il video si chiama Ops, perché opera di Pingu studia Robby, una cosa così, o Robby studia, una cosa così. E quella fu la prima volta che Pingu e Joel si incontrarono. Passò un mese perché fui costretto a studiare per la prima volta nella vita mia e quando tornai dalle vacanze studiose cominciai a fare video sui server di Minecraft, perché nel frattempo io e Pingu eravamo diventati molto molto pro sulle Skywars. Le Skywars sono una modalità di Minecraft dove tutti stanno su un'isola, c'è un'isola centrale, tipo Hunger Games, ma con le isole, quindi la gente si ammazzava, faceva così, cadeva nel vuoto. Erano super divertenti, lo sono ancora adesso, però non credo che vadano più su YouTube, cioè adesso vanno le Bed Wars e altre cose così su Minecraft. Però una sera, mentre stavamo parlando di come al solito, ci venne un'idea fantastica, cioè veramente fantastica per delle persone come noi. Volevamo portare l'economia in Minecraft, cioè tutti pagavano roba con le pepite d'oro, ognuno aveva una roba, c'erano i team, roba così, fatto tutto da tre persone, che in realtà erano due, perché eravamo io, Pingu e Joel, ma Joel aveva il PC esploso e quindi registrava con il mio e fece soltanto il primo episodio, e gli altri restanti quattro li registrai io. E quindi c'era tipo, ah, poi fai tu, poi lo registri tu il prossimo, così. Però non, neanche Joel c'aveva tempo di perdere tempo con me. Quella fu una serie grandiosa, cioè sono ancora convinto di quella serie, anche se fa schifo, perché era la prima serie survival che potevamo fare insieme. Registrai l'ultimo video della Craftomia e la sera andammo sopra un server. Sopra, capivi? Proprio ci siamo seduti sul server. No, siamo andati su un server che era popolato da poca gente. E tra questa poca gente decidemmo di insultare una persona. Noi siamo contro gli insulti nei videogiochi. Sì, comunque a me prese la deficienza e cominciai a insultare questa persona. Non troppo aggressivo, ma tipo, ehi, tu copi quello, perché aveva un nome molto particolare che riportava un noto youtuber del tempo, che adesso è soltanto streamer, credo. Questa persona era Liam. Sì, Liam, quello svizzero. Io e Pingu ci presentammo a Liam insultandolo. Comunque ci invitò sul suo TS, che era un programma che non avevo mai usato prima, in cui tipo potevi parlare con gli altri player. Scoprimmo che anche lui faceva video su YouTube, quindi cogliamo la palla al balzo, aveva pure 100 iscritti, io al tempo ce n'avevo tipo 50. Ah, e piccola tips che non c'entra quasi niente con il canale, perché non era ancora il momento, ma nella mia scuola arrivò, cioè non ancora, aspetta, a settembre, quindi sempre sto periodo, arrivò Pazzovis a scuola mia, e lui aveva già 200 iscritti perché faceva video da un bel po' e ne caricava molti di più di me, credo. E in tutto questo periodo io a Pazzovis non gli rivolsi neanche una parola, perché non lo
so perché. Non lo so. Comunque Liam era una di quelle persone su YouTube che creava serie bruttissime che duravano massimo 3 episodi e non si concludevano. Cioè erano 3 episodi, poi oh, una nuova serie, e abbandonava quella vecchia. Era molto particolare Liam, solo che ora fa soltanto live. Facemmo una serie con Liam chiamata VanillaCraft, durò un episodio, forse 2. Ce ne pentimmo tutti quanti perché faceva schifo come idea. Cioè VanillaCraft era proprio brutta, era una serie survival normale, dovevi ricominciare tutto da capo e non era proprio il massimo. E quindi io tornai su Minecraftita e anche lui, perché poi facevamo dei video su dei server. Tutto il periodo dopo VanillaCraft fu tutto un Minecraft moddato, perché sia io che Liam ci buttammo sulle mod di Minecraft facendo il disastro. I video sui server, i vlog ogni tanto, bruttissimi, e una serie chiamata Craft of Clans che andava tantissimo, era Clash of Clans Minecraft però sopra un server. E qui registrai il picco degli ascolti con un video chiamato Ride the Bug, che ancora mi ricordo, non l'ho neanche letto perché là c'è tipo scritto tutto il video. Questo video fu il primo video a toccare le 100 view e io dicevo oh, ce la sto facendo, sto diventando famoso. Pingu smise di fare video per la prima volta e io cercai di diversificare perché portavo soltanto Minecraft, soltanto, e quindi decisi di giocare ad altri giochi. Ovviamente le view andarono proprio così tanto in basso che ho letto tipo per ore la scritta nessuna visualizzazione, giuro. E il mio primo anno, cioè il primo marzo 2016, si concluse con io che organizzo una live, però non condividevo sui social, e quindi quella live andò discretamente, tipo un picco massimo 5 spettatori, che per me era oro. Non era fatta né su YouTube né su niente, su Hitbox, che era tipo un Twitch, ma invece di essere viola era verde, quindi faceva schifo. Però a casa mia insieme c'erano io, Pingu e Joel, e ci divertimmo così tanto per registrare anche un backstage, sempre video bruttissimo, e basta. Questo è il mio primo anno su YouTube. Primo anno. Per arrivare dove siamo adesso ce ne vogliono altri 4. Ovviamente questa è la mia storia, quindi se vi è piaciuta condividete, lasciate like, iscrivetevi, lasciate qualche commento, cosa ne pensate della mia schifezza. Spolliciate tantissimo perché voglio vedere il vostro riscontro, perché voglio fare tutti gli episodi. Quindi condividete, vi prego. Noi ci vediamo al prossimo video. Per entrare nei gadget passate tutti i social nella descrizione. E ciao a tutti.